In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Venite e adoremus. Siamo qui per adorare, per ringraziare, per pregare insieme. E siete bellissimi stasera vedervi in tanti che avete accolto l'invito a venire a pregare insieme al vostro pastore, al vostro parroco, nella vostra comunità, prima di fare altri auguri pure importanti. L'augurio che vogliamo cogliere in Gesù, che la nostra vita, la nostra storia sia benedetta dal suo amore. Ed è per questo che prima di iniziare questa celebrazione vogliamo chiedere perdono se in quest'anno proprio non ci siamo comportati bene, di ciò che dobbiamo chiedere perdono e ringraziare per i doni ricevuti. Ringraziamo e chiediamo perdono, poi passerò in mezzo a voi e vi darò la benedizione con l'acqua santa. È l'augurio più prezioso della presenza di Dio nella nostra vita. Dio Padre di misericordia, benedici quest'acqua e fa che, protetti dal tuo amore, possiamo camminare con il tuo passo nella nostra storia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo, prima che fosse concepito nel tempo. Parola del Signore. Lode a te. Parlare di futuro, anche quando il tempo è compromesso, quando è difficile farlo, fa bene alla vita. Parlare di futuro, avere una visione, sperare di averla, offrire uno spazio alla speranza nella propria vita, fa bene comunque in ogni caso, anche se la vita a volte è dura e se a volte ci sembra che tutto ci vada contro. Parlare di futuro rende possibile e si avvera a tutte le età la possibilità di dare ragione non solo alla speranza che è concretezza della fede, ma anche alla speranza come concretezza di una storia diversa, come lotta per trasformare il mondo. Più volte vi ho detto che la differenza che esiste tra un uomo giovane e uno vecchio non è l'età. Certo, l'età biologicamente e cronologicamente fa il suo percorso, e certo gli anni con il tempo si sentono, ma la differenza che esiste tra un uomo giovane e un uomo vecchio è il futuro, la qualità che uno ha dentro il proprio cuore di futuro, sono i sogni. Se uno vive di rimpianti e di nostalgia è vecchio. Se uno vive dandosi il futuro, è giovane ancora. E quando tu non hai più futuro, che sei diventato vecchio, a tutte le età, quando pensi di non avere più un futuro accessibile, che diventi vecchio.
Ed è per questo che nel momento stesso in cui noi ci stiamo apprestando a chiudere quest'anno, a aprire l'anno nuovo, mi preme come vostro pastore, come vostra guida, provare in un tempo in cui sembra che la speranza sia mortificata, in cui sembra che il futuro ci sia stato rubato, dove fondamentalmente i guai che ci sono nel mondo, che sicuramente ci sono e che in qualche modo continuamente ci vengono raccontati dalla cronaca, non devono però avvilirci rispetto alla nostra, al nostro dovere sacrosanto, al nostro bisogno fondamentale che invece il futuro faccia parte del nostro quotidiano vivere. Che il futuro comunque sia è la possibilità di fare conti con la nostra storia che si apre al domani. E per questo ci muove, ci spinge, ci incoraggia a dare significato ai nostri giorni, a quelli che abbiamo vissuto per ringraziarli, per ringraziare Dio di averceli concessi, per quelli che vivremo domani, che speriamo siano fecondi di bene. Non pensate che noi adulti abbiamo una responsabilità maggiore nei confronti dei giovani. Non pensate che la prima cosa che dovremmo augurare a noi stessi è un poco come dice Jovanotti nella sua canzone, no? Ma benché le cose vanno storte, pensare positivo perché sono vivo, perché sono vivo. Provare a dare ragione e significato alla nostra esistenza, cogliendo come possibilità questa vita, come un'opportunità, come uno spazio e nello stesso tempo come una grata condizione, benché le sofferenze, i limiti e le sconfitte, per dire sì alla vita, per dire grazie alla nostra storia. A volte mi fermo a pensare a quanto ognuno di noi, io parlo per me, in ragione delle proprie attitudini, delle proprie capacità e anche delle proprie fragilità, abbia scommesso se stesso con la vita degli altri. In qualche modo la vita degli altri, certo, ha condizionato la mia, ma ha dato anche la mia forza e ragione per dare sostegno e forse storia positiva alla vita degli altri. Vi ricordate quel film che io in questo periodo amo sempre rivedere, benché sia un film vecchio e generalmente, però c'è una sorta, no, di flashback mentale, ma anche dal punto di vista dei significati. La vita è una cosa meravigliosa di Frank Capra, ve lo ricordate il film, no? Questa storia di un uomo che di fronte alla precarietà del presente, ai tradimenti ricevuti e la responsabilità che sente di aver messo in crisi la vita degli altri, in un certo momento dice: sarebbe stato meglio per me non vivere, e sta per fare un gesto sconsiderato, e poi si presenta un vecchietto che gli dice essere un angelo senza ali che sta per aspettare le ali sul dorso se lo salverà. E lui dice: ma dai che sei ubriaco, ma dai. E lui dice: ma scusa, ma perché ti vuoi togliere la vita? Perché è meglio così, era meglio che io non fossi mai nato. Allora Clarence, che vede il tutto, dice: vabbè, questo è il tuo desiderio, questo faccio. Farò in modo che tu non sia mai nato. E lui ritorna nel suo paese, nella sua città, e si accorge quanto la mancanza sua, la mancanza di uno soltanto, abbia condizionato la vita in peggio di tanti e li abbia in qualche maniera condizionato a tal punto che quella che era una città ridente era diventata una follia umana piena di odio. Un uomo soltanto. Stasera, dopo che avete fatto il veglione, che avete visto i fuochi, che si è aspettata a mezzanotte, tutto quello, quando vi augurerete, ognuno di voi abbracciando un buon anno, fermatevi per un istante e dite a voi stessi: grazie della mia vita, non solo quella degli altri, grazie della mia, Signore, ti ringrazio della mia vita, per il bene che sono riuscito a fare, per il bene che farò. Certo, le mie fragilità sono tante, i miei errori sono tanti, ma grazie della vita, grazie della vita. La vita è una cosa meravigliosa, grazie, grazie. E grazie che ripeterò, e te lo prometto,
Questo è l'augurio che vi faccio e ve lo prometto per tutti i 365 giorni dell'anno a venire. Perché chi dice grazie e sa dire grazie anche in momento di tormenta riesce a passare la nottata. Grazie della vita. Proviamo, mentre i poteri del mondo tentano di castigarci con la disperazione e fanno di tutto per non muovere le leve dell'ottimismo, anche dal punto di vista dell'economia, per tenerci ben frenati rispetto alla nostra libertà, noi, in ragione di Dio della speranza, cambiamo il nostro vocabolario. Con questo non significa che non avremo problemi da affrontare, che non dovremo lottare per un mondo migliore, che non avremo difficoltà, sofferenze, fa parte della vita, ma le lenticchie di stanotte siano più che denaro, speranza, più che desiderio di potere e di benessere legato al potere, il potere di un benessere che nasce dalla speranza e dalla vita migliore fondata sull'amore. E allora Dio vi benedica e faccia risplendere il suo volto su di voi. L'avete sentita la prima lettura? Dio ci sia propizio e ci benedica, perché se abbiamo Lui che è l'amore, nulla ci mancherà. E allora, buon fine, buon inizio. Mia nonna a mezzanotte in tutto mi faceva una carezza e mi diceva: quello che il tuo cuore desidera, io desidero il bene per voi, per ciascuno di voi. La carezza oggi la faccio io a voi, non quello che il vostro cuore desidera, ma quello che io desidero per voi, che ognuno di voi nel bene trovi la speranza per vivere in maniera rinnovata, benché la storia dura e ottimistica, la propria esistenza. Credo. Adesso al numero 170 troveremo il Te Deum, che canteremo insieme, ed è il momento più alto di questa celebrazione, che consegna al passato il tempo che abbiamo alle spalle e apre significati importanti, augurati al futuro. Te Deum lauda. Thank you.
Assisti, Signore, il tuo popolo che ha partecipato ai santi misteri e si affida alla tua protezione, e donagli di trascorrere l'anno nuovo lontano da ogni pericolo, nella serenità e nella pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Possa la strada venirti incontro. Possa il vento sospingerti dolcemente. Possa il mare lambire la tua terra e il cielo coprirti di benedizioni. Possa il sole illuminare il tuo volto e la pioggia scendere lieve sul tuo campo. Possa il Dio tenerti sul palmo della sua mano fino al nostro prossimo incontro. Possa la sua tenerezza largamente benedirti il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace. Grazie a Dio. Buon anno a tutti.